Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai già quasi tutti sapete, il Ministero dei Trasporti ha rilasciato un bonus mobilità per l'acquisto di biciclette, biciclette elettriche, monopattini, appunto per incentivare la mobilità indipendente dai mezzi pubblici, quindi di evitare assembramenti su mezzi pubblici e comunque dare l'opportunità a chi deve andare a lavorare di utilizzare un mezzo alternativo che non sia l'automobile. Soprattutto ovviamente per chi lavora in città. Quindi con il decreto del 19 maggio 2020 il Ministero dei Trasporti dà l'opportunità di acquistare con un incentivo questi mezzi di trasporto che vi ho appena detto. E questo bonus in mobilità, che arriva ad un massimo di 500 euro di rimborso, diventa ancora più interessante visto che Amazon, il numero uno degli e-commerce, ha creato una pagina apposta dedicata appunto al bonus in mobilità, venendoci incontro in una maniera semplicissima sull'acquisto di un prodotto che siamo sicuri sia idoneo e spiegandoci in maniera molto chiara come dobbiamo comportarci per avere il rimborso appunto dal governo. E appunto Amazon ci dà ogni dettaglio e ogni spiegazione su tutto, quindi Amazon sempre numero uno. Vi lascio il link in descrizione della pagina bonus mobilità di Amazon, dove oltre alla spiegazione vi dà addirittura l'accesso ai prodotti idonei al bonus mobilità. Quindi sapete già che se andate ad acquistare uno di questi prodotti uno di questi prodotti in queste categorie, quindi monopattini elettrici, bici elettriche e biciclette, sapete già che questo prodotto è idoneo al rimborso bonus mobilità. Ovviamente ci sono delle caratteristiche che bisogna avere, o meglio dei requisiti che bisogna avere, dati appunto dal Ministero dei Trasporti, e i requisiti sono: allora, innanzitutto bisogna essere maggiorenni, avere la residenza e non il domicilio in un capoluogo di regione, in un capoluogo di provincia, in una città, in un comune con più di 50.000 abitanti o essere un comune di una città metropolitana. Quindi questi sono i requisiti base per richiedere il bonus mobilità. Se non avete uno di questi requisiti non potete richiederlo. Io ad esempio non ho uno di questi requisiti perché abito in un paese che è lontano da un capoluogo di provincia, è un paese che ha solo 5.000 abitanti. Quindi tutto questo comporta che io sono fuori purtroppo da questo bonus mobilità, e questa cosa mi spiace davvero tanto perché un'e-bike l'avrei comprata molto molto volentieri. Allora, un'altra cosa che Amazon ci spiega bene è quanto vale il nostro bonus mobilità. Il nostro bonus mobilità vale il 60% del valore della bicicletta. Quindi se noi andremo ad acquistare per esempio una bicicletta da 300 euro, un monopattino, comunque qualsiasi prodotto sia di quelli idonei che costa 300 euro, 180 euro ci verranno ridati dal Ministero dei Trasporti, quindi il nostro esborso reale alla fine di tutto sarà di 120 euro, quindi un bel risparmio. Però come ho detto all'inizio, il valore massimo che possiamo richiedere di rimborso è di 500 euro. Cosa vuol dire? Che se un prodotto costa per esempio 900 euro e quindi il rimborso sarebbe superiore ai 500 euro, perché il 60% di 900 euro sarebbe 540 euro, a quel punto non possiamo avere un rimborso di 540 euro, ma il rimborso sarà sempre di 500 euro. Quindi se ne spendiamo 1000 sarà sempre di 500 euro, perché è il limite massimo. Quindi a quel punto non sarà, la percentuale di rimborso sarebbe superiore ai 500 euro, ma il limite che ci verrà restituito sarà sempre 500 euro. Comunque secondo me un incentivo niente niente male, soprattutto come Amazon poi ce lo fa vedere, se lo andiamo a guardare anche in questa schermata, proprio sempre ci fa vedere i vari passaggi. Vedete, aggiungere il codice fiscale al nostro account Amazon, e questo è un passaggio indispensabile per procedere nel rimborso del bonus mobilità. Poi acquistare un prodotto idoneo, quindi andando nelle tre opzioni in cui all'interno vedete troviamo monopattini idonei, poi troviamo biciclette che sono idonee al rimborso e biciclette classiche sempre idonee al rimborso. Quindi all'interno di queste, diciamo, tre opzioni siamo sicuri, se acquistiamo uno di questi prodotti avremo il rimborso mobilità. Ovviamente il rimborso mobilità ha una fine, nel senso che sono stati stanziati tot soldi alla fine di quelli, chi li ha usufruiti ne ha usufruito, chi non ne ha usufruito ciao pep, e si paga la bicicletta in maniera normale. Quindi chi prima arriva prima è sicuro di avere il bonus mobilità, o meglio prima che finisca
tutti i soldi che sono stati stanziati e alla fine richiedete il rimborso tramite fattura, potete chiedere il rimborso appunto al ministero, sul sito del ministero, che però attualmente è ancora in fase di attivazione, nel senso che la pagina di rimborso nel sito del ministero dei trasporti non è ancora attiva. Però avete visto come davvero è semplice, usando poi questa schermata di Amazon, perché poi in un attimo avete anche lo scontrino di Amazon, perché quando andate nella vostra pagina acquisto stampate il vostro scontrino, la vostra ricevuta, quindi è davvero semplice tramite Amazon, e in più se poi ci mettiamo anche tutti i vantaggi di Amazon nella consegna, in caso di problemi tecnici sulla bicicletta, cioè veramente Amazon numero uno, non ve lo devo dire io, ormai tutti sanno quanto Amazon è il top, è il top del top nell'e-commerce. Quindi ci tenevo a portare qua sul canale appunto questa pagina dedicata di Amazon, perché secondo me per tanti che magari avevano il dubbio su come comportarsi, su cosa acquistare, se poi avrebbero avuto diciamo il rimborso o meno in base al prodotto, magari avevano dei dubbi, se acquistate qua da Amazon selezionando la categoria che vi propone Amazon siete sicuri di cosa state acquistando, e poi acquistando su Amazon sapete che il numero di prodotti disponibili di ogni categoria è sempre una lista lunghissima. Come sapete, di ogni categoria ci sono decine e decine di prodotti con tutte le varie fasce di prezzo, cioè Amazon in questo sempre paga tantissimo appunto anche nella scelta. Quindi ragazzi, vi lascio il link della pagina di Amazon del bonus mobilità, dove trovate tutte le informazioni, tutti i prodotti appunto idonei all'acquisto per questo bonus mobilità. Chi di voi ne può usufruire, secondo me fa bene a usufruirne, perché il rimborso secondo me è davvero di una cifra importante. Il 60% diventa davvero una cosa importante a livello economico su un rimborso di un prodotto del genere, che poi uno magari non utilizza per andare a lavorare, ma che rientra comunque nella categoria, o meglio ha i requisiti per richiederlo, e poi se la usa la domenica con la famiglia, piuttosto che, cioè, secondo me tanta roba dal punto di vista del rimborso. Io purtroppo non ne posso usufruire, davvero mi spiace tanto, perché sicuramente avrei acquistato un prodotto con questo rimborso. Quindi ragazzi, se questo video che vi ho portato sul canale, dove vi ho dato questa diciamo notizia di Amazon che ha creato una pagina apposita per rimborso mobilità, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una novità. Ciao!